Ciao, benvenuti alla lezione di Pilates, oggi con il cerchietto. Preparati l'acqua, è già lì, il tappetino, 30 minuti insieme, ci sdraiamo direttamente. Andiamo giù. Metti a posto un po' anche tu i capelli, adesso visto che ho imparato faccio la coda bella bassa. Allora, il cerchietto è un modo per intensificare chiaramente un po' il lavoro, rendere, fare un po' di un upgrade, diciamo, come intensità, ed è anche l'espressione della nostra powerhouse. Da una parte didatticamente ti spingerò affinché sia espressione della tua powerhouse, dall'altra l'azione di stringere di più a seconda di mani, di gambe, eccetera, indurrà a sua volta anche la tua powerhouse a lavorare di più. E quindi è la tua powerhouse. Sistemo il cerchietto tra le ginocchia, lasciando i piedi piuttosto vicini, cioè la distanza fra le ginocchia è maggiore rispetto alla distanza fra i piedi. Braccia lungo i fianchi, qualche secondo di posizione della schiena, di posizionamento, quindi sacro, centro schiena, nuca, autoallungamento, braccia lungo i fianchi per bene, sento. Visualizzo e sento la mia box appoggiata a terra, la posizione neutra. Riscaldiamo bene la powerhouse in respiro. Espando bene il costato, lascio il costato aperto, inizio il fuori l'aria con l'intenzione di svuotare i polmoni lasciando aperte le costole. Attivati nella powerhouse, quindi avvicino gli ischi, avvicino il pubel coccige, quindi attiva il pavimento pelvico, risalgo. Devi pensare che stringi così forte tra di loro gli ischi, avvicini i due ischi del bacino, che si avvicinano quindi i femori e quindi le ginocchia e quindi vado a stringere il cerchietto e piano apro, inspiro. Non aprire, non lasciare che il cerchietto spinga e velocemente vai ad aprire. Quindi inspirone e nel fuori l'aria. Powerhouse prima, stringo così tanto la base del bacino che stringo vicino i femori, stringi, 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 stringi e piano apro, inspiro. Ancora, fuori, 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 fuori. Inspirone, molto bene. A questo punto andiamo subito a inserire Andred con il cerchietto tra le ginocchia. Quando buttiamo fuori l'aria, stringiamo il cerchio. Quando ci sono i cinque tempi, diciamo di inspiro, lascio che il cerchietto apra, ma sempre con resistenza. Ok? Quindi per Andre intendo posizione neutra della schiena, autoallungamento, braccia lunghe, powerhouse sempre leggermente attiva. Inizia il movimento vigoroso con entrambe le braccia. Inspira 1, 2, 3, 4, 5. Attivati nella powerhouse, fuori l'aria. Quindi stringo forte il cerchio. 2, 3, 4, 5. Piano apro, inspiro. 2, 3, 4, 5. Fuori. 2, 3, 4, 5. Inspiro. 2, 3, 4, 5. Fuori. 2, 3, 4, 5. In. 2, 3, 4, 5. Fuori. 2, 3, 4, 5. Stop. Entra con i piedi all'interno del cerchio e posiziona il cerchio all'esterno delle ginocchia. Questa volta la distanza fra i piedi è uguale alla distanza fra le ginocchia. Ti chiedo di inspirare e aprire forte il cerchietto. Quando butti fuori l'aria, cerca di mantenere il cerchietto aperto, ok? Attivati nella powerhouse e soprattutto devi sentire in questo caso l'opposizione con il pavimento pelvico che si attiva in profondità mentre ancora cerchi di rimanere con il cerchietto aperto, ok? Te lo rispiego perché non è identica la coordinazione come quando il cerchietto è tra le ginocchia. Qui ti chiedo di inspirare e aprire più che puoi il cerchietto. Verifica mentalmente la posizione neutra. Nel fuori l'aria senti l'opposizione con l'avvicinamento degli ischi, l'attivazione della powerhouse, del pavimento pelvico. In tutto ciò cerco ancora di resistere con il cerchietto. Ok? Molto bene, facciamo ancora questo una volta insieme, poi con Andred. Inspiro, apro.
Tieni forte l'apertura e senti l'opposizione con il pavimento pelvico, l'approfondimento, l'autoallungamento della colonna e piano lascio. E quindi anche qui andrete con le braccia. Inspiro, apro, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5. Nell'inspiro vado a rinnovare bene l'apertura del cerchio e ancora 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, ultimo. Fantastico. Premo a terra i palmi delle mani, raccolgo le ginocchia al petto, sfilo il cerchietto dalle gambe e lo giro e vado a prendere un solo piede al livello del metatarso. Pareggio bene le anche, ok? Prendi con tutte e due le mani un lato dell'impugnatura. Sollevati con la testa e con le spalle. Aiutati a salire con la gamba e quando sei qui prova a strecciarti bene la gamba. Possibilmente faccio flex, point e ritorno. Ancora stesso lato. Inspiro, faccio flex, faccio point e giù. Inspiro su e scavo, scavo, scavo. Dritto bene con la schiena. E giù dall'altra parte. Impugna il metatarso dell'altro piede, l'altra gamba sta tesa, puoi anche tenermi flex il piede. Pareggia bene le anche, sollevati con la testa e con le spalle, inspiro su e fuori l'aria faccio flex, point, piano scendo ancora due. Inspiro su, faccio flex, point. E scendo ancora uno, faccio flex, point e giù con tutte e due le gambe. Solleva testa e spalle, inspiro tipo mongolfiera, presente quando facciamo roll up. Questa è un po' una versione adattata al cerchietto, vuole essere un po' roll up anche questo. Faccio flex, faccio point, giù e bene la gestione della powerhouse e degli equilibri. Sollevati testa, spalle, up, up, faccio flex, faccio point e giù. Ultimo, voilà, voilà, su, faccio flex, faccio point e scendo. Tengo il cerchietto in mano. Preparo la gamba destra sulla verticale, la sinistra giù. Il piede a punta della gamba di sopra, il piede flex della gamba di sotto. Pareggia bene i glutei, quindi box. Stringi forte il cerchio e lo stringi dalle scapole mentre esegui dei piccoli cerchietti con la gamba destra. 1, stabilizza la box. 2, 3, 4, 5, 6, 7, lunghi attraverso il collo. 8, 9, 10. Inverto il giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, fletto, stendo, riposo un attimino le braccia portando il cerchietto al petto, preparo l'altro lato, gamba sinistra su, piede a punta, gamba destra giù con il piede flex, anche pari, giro vita sottile, stringi costantemente il cerchio dalle scapole, senti che avvicinando le scapole vai a stringere il cerchietto e quindi one leg circles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faccio reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raccolgo le ginocchia al petto. Io scendo un attimino. In realtà siamo già pronti per Rolling Like a Ball. O meglio, scusa, non rolling, facciamo direttamente double leg stretch. Abbiamo fatto già un bel rullaggio con il mixato un po' roll up e rolling leg e ball oggi. Ginocchia al petto il più possibile. Tengo scavato, scavato l'addome, sacro in appoggio. Tac,
talloni delle mani in presa sul cerchio, inspiro, squadra, nel fuori l'aria, scavami l'addome bene e stringi il cerchio a partire ancora una volta dalle scapole, ok? Doppio powerhouse, qui si sente molto, né? Inspiro, apro e scavo, 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 scavo e mi allungo bene dalla nuca. In e scavo, 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 scavo. Ancora. Ossigenati bene, ma soprattutto svuota bene i polmoni. Quando svuoti i polmoni, attivati con ancora più decisione nella powerhouse. Fantastico. Ora passeremo a single leg stretch. Le gambe vengono infilate, come vedi, sotto il cerchietto e tirate su bene verso il petto con l'addome approfondito. Un attimo che faccio retro, ok? Ogni volta che questo ginocchio viene al petto, viene tirato su bene, ok? Scavo bene l'addome e strizzo ancora una volta il cerchio. E uno, due, tre. Il respiro è lento e profondo. Attivati bene nella powerhouse, nell'allungo della schiena. Braccia e gambe hanno il loro ritmo. Il respiro lento, continuo, profondo. Stringi il cerchietto dalle scapole e voilà, stop. Giro il cerchio. Con due mani prendo un'impugnatura, con l'altra il piede destro e faccio scissor. Tiro, tiro, tiro. Più tiro, più scavo l'addome, più spingo avanti questo gluteo e cambio. Tiro, scava, tiro, scavo, tiro e cambio. Scavo, simmetrica l'apertura delle gambe, scusa. Pensa che le gambe, intanto cambia, si avvicinino sempre come ad un piano centrale, in modo da attivarti sempre nell'interno delle cosce. Fai attenzione a non imprimere, vedi questa extra rotazione che ti fa perdere, ecco qua, quasi ho l'impressione da quanto le mie gambe sono dritte in parallelo, che siano quasi intraruotate. Vai, aumenta scissor, scava, scava e giù bene il ruolo di questo gluteo dell'anca, giù e in avanti per rimanere in box, bacino squadrato, squadrato, squadrato e cambio, squadrato, squadrato, squadrato e cambio. Molto bene. E quindi tengo ancora una volta in mano il cerchietto, mi sollevo con la testa e con le spalle, stendo avanti la gamba sinistra e porto il cerchio appena oltre la gamba destra e qui lo strizzo e cambio. Criss cross. Uno, due, tre, piatto l'addome, giù il sacro. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, su bene le spalle, due, dal suolo ovviamente, non verso le orecchie. Quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, stop. Metto il cerchietto fra le caviglie, mani sotto il sacro, palmi in giù, mento abbassato, schiena in appoggio, inspiro, le gambe scendono, fuori l'aria, scava bene l'addome, vai a stringere il cerchietto dalla powerhouse. Inspiro giù, approfondisci, scava, 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 tira in sull'addome e ancora in e approfondisci e tira in su, pavimento pelvico e ombelico, in e fuori, 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 ultimo, in e fuori, 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 stop. Recupero il cerchietto, appoggio a terra i piedi, entra con le ginocchia. Okay, lasci il cerchietto quasi sull'orizzontale e poi trova una presa all'esterno delle tue ginocchia. Parti con la schiena in imprint, così. Anzi, perdonami,
Parti prima con la schiena in neutro, quindi schiaccia giù bene il sacro, filino d'aria sotto la lombare, inspirone, apro il cerchio, fuori bene, e apro bene la mia gabbia toracica, e nel fuori l'aria scava l'addome, mantieni l'apertura del cerchio e vai semplicemente in retroversione con il bacino. Voglio che apri bene il cerchio e che stringi forte i glutei. Ora posso tenere qui le braccia e adesso si rimane per 10 secondi. 1, 2, respiro libero ovviamente, ma pancia scavatissima, scavatissima, aperto il torace. 3, 4, apri forte il cerchio. 5, 6, 7, 8, 9, 10, elevati a bridge, glutei ancora ben contratti, coccige verso il pube, addome approfondito, apro forte il cerchio, 1, 2, 3, 4, fissa bene la posizione, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo e salgo da bridge, la schiena parte aderente, ok? E quindi su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Cerchietto tra le ginocchia. Piedi abbastanza vicini tra loro. Parto con la schiena in neutro, un bel respiro. Espandendo bene la gabbia, attivati nella powerhouse prima, fuori l'aria, passo dall'imprint, passo dalla retroversione e qui resto. Stringo forte il cerchio, forte i glutei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua, sali a bridge, stringi forte. 1, 2, coccige sempre scavato in sotto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, salgo e scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stringo di più quando salgo, 9, 10, molto bene, giro il cerchietto, porto al petto le ginocchia, mi sollevo con la testa e con le spalle, salgo in posizione seduta, mi metto seduta con le gambe divaricate, poco più delle anche, faremo spine stretch forward con il cerchietto. Parto con le braccia in alto, sopra, cerco proprio di essere overhead, ok? In alto, così, inspiro, ecco, volevo, ma pazienza, è lì il cerchietto, eh? Inspiro, scava e riduci bene il girovita, porta il cerchietto avanti. Allora, qui ragazzi, è un modo di fare lo spine stretch forward diverso rispetto al solito. Voglio che pensi ad un cilindro rigido fino a qui, per cui non ci può essere un collasso in avanti, indietro. È la schiena che sale e va oltre questo cilindro rigido, ma qui sono diritta, anche piantate. Esco in avanti con le scapole, ok? E quindi stringo 3, 2, 1, su. Un bel allungo, addome scavato, eleva la gabbia dal bacino, allungati 1, 2, 3 e ancora scava, 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 allungati 1, 2, 3 e voilà, divarico. Metto il corpo in twist a destra, ok? Pianto bene le anche. Appoggio il cerchietto, allora non esattamente sopra alla gamba, io lo metterei qui giù perché altrimenti ci dà noia, ok? Se non ti dà fastidio puoi anche tenerlo sopra, io preferisco qui sotto. Bene il twist, braccia lunghe, inspiri, quando butti fuori l'aria in un lungo fuori l'aria voglio, questo come nella versione senza cerchio,
che approfondisci di più il girovita, ti allunghi più in alto, allunghi le braccia e premo di più il cerchietto. Tanta roba nel fuori l'aria. Conterò 1, 2, 3, un po' più lentamente, e ci sarà stringo di più. Stringo di più, stringo di più, sottiglio, assottiglio il girovita, ok? Quindi inspira, espandi bene la gabbia e fuori l'aria. 1, 2, 3 e rilasso un attimino, ok? Ancora, inspiro, raggiungo bene il twist e nel fuori l'aria approfondisco e cresco, allungo le braccia, premo il cerchio di più 2, di più 3, ulala. Due volte dall'altra parte. Metti bene in posizione il cerchio, ricordati le quattro cose da approfondire, da tirare di più. Girovita, lunghezza braccia, cresce la schiena e stringo il cerchio. Inspirone e fuori l'aria 1, di più 2, di più 3. E ancora 1, 2, 3. E voilà. Ci mettiamo girati, pancia in giù. Allora, con il cerchietto facciamo prima questo swan dive, mettendo il cerchietto davanti oltre la testa, gambe leggermente separate, anzi, tienimele unite, no, oggi separate, preferisco. Belle distese a terra, se hai crampi lascia le dita rovesciate. Cerchietto non esattamente verticale, lo inclini un po' di poco, né? Per facilitare. Ora, powerhouse e soprattutto posizione neutra da prona. Girovita già risucchiato, ok? Inspirando. E premi, ti appoggi quasi sul cerchietto. Devi sentire la pancia dentro, ok? Pancia dentro e scapole che scivolano in basso lungo la schiena, il collo che si allunga e quindi piano scendo. Ancora, inspiro su e fuori l'aria, piano scendo, inspiro su e scendo due volte ancora, su e scendo, fammi l'ultimo, su e scendo. Molto bene. Rimaniamo proni mettendo il cerchietto davanti a noi e andiamo a prendere il cerchio con i gomiti e stringo già un po', ok? E lascio che diciamo il cerchietto venga stretto non solo dal mio peso e dalla posizione, ma attivamente dai gomiti. Pugni chiusi che premono in basso. Respingo, oltre che stringere il cerchietto con i gomiti, respingo il suolo. Powerhouse operativa, gambe unite, inspirando, premo i pugni a terra, stringi il cerchio, tira il tallone verso il gluteo e fuori l'aria, giù. Scavo, 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 allungati nella schiena e giù. In, fuori l'aria bene. In, e stendo. In, cresci bene con la schiena, dai lunghezza. Ancora uno per lato. Sempre di più attivo il posteriore delle cosce e il gluteo. E voilà. Molto bene. Girati. Porta il cerchietto dietro la schiena per double kick back. Allora, teniamo il cerchietto in mano. Non si stringerà di molto, tranquilli. Flettimi entrambe le gambe, facendo attenzione a non sollevare da terra il pube. Butta bene fuori l'aria, fuori, 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 fuori. Inspiro, stacco il cerchietto dal corpo, stendo le gambe distanti da terra, strizza tra loro i femori, stringi il cerchietto, allungati e ritorno. Ok? Fuori l'aria. In, fuori, in, fuori, in, fuori e in. Molto bene. Ci giriamo sul fianco, ci mettiamo sul fianco destro, tenendo il cerchietto fra
le caviglie. Bene la posizione neutra sul fianco, i piedi devono proprio guardare in avanti come le ginocchia, ok? Posso tenere anche il piede flex o point, ma la cosa importante è che siano ben orientati in avanti. Verifica qui sotto, mano qui, inspira, lascia il torace aperto, attivati nella powerhouse e fuori l'aria avvicino i femori, avvicino le ginocchia, avvicino le tibie, quindi arrivo a stringere il cerchietto, un po' come abbiamo fatto prima, ti ricordi? Prima mi attivo qui, avvicino, riduco così tanto la base del bacino che avvicino i femori, avvicino gli ischi prima, piano apro, ancora. Fuori, 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 dai lunghezza alla schiena, allungati, allungati. E ancora, fuori, 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 fuori. E fuori, 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 fuori. Uno, fuori, 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 fuori. Raccolgo le ginocchia e prendo il cerchietto. Lo tengo con la mano, nel mio caso la sinistra, sono sul fianco destro, fletto la gamba di sotto per dare stabilità, doppio kick della gamba in avanti e allungo dietro, strizza forte il cerchietto, kick, kick, and back, scava, scava, stringi, 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 double kick front, e allungo, scavo, 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 cresci con la colonna, kick, kick, and back. 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 Solo due. Molto bene, fammi l'ultimo. Voilà. E raccolgo il... Faccio bene il cambio dall'altra parte. Me prima ancora di stendermi sul lato sinistro, già posiziono il cerchietto tra le caviglie, vado giù bene, spalla su spalla, anca su anca, bene l'orientamento delle gambe, inspiro, fuori l'aria, mi attivo forte, forte, forte e piano apro. Ancora, fuori l'aria, scava bene il girovita, torace aperto, 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 aperto per il più lungo tempo possibile, attivati nella powerhouse con trazione ascendente. E ancora, fuori, 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 fuori. E fuori, 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 fuori. Ancora uno. Fuori, 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 voilà. Raccolgo il cerchietto in mano, la gamba di sotto la fletto, gamba di sopra distesa, cerchietto davanti alla linea del petto, collo lungo, doppio kick front and back, stringi. Il cerchietto ovviamente va sempre stretto un po' di più qui. Schiaccio bene quando la gamba è dietro, gluteo forte, powerhouse super strong. Kick front, and back, e mi allungo, kick, kick, and back, 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 forza ancora uno, kick, kick, beh, muy bien. Mi alzo, voilà, piano piano. Mettiamo il cerchietto sulla verticale, cerchiamo di tenerlo con il mento per andare a prendere, fare questa presa poco prima dei gomiti a livello degli avambracci, ok? Quindi, stendi le braccia in avanti, stringi già il cerchietto, fai mani flex e vai in quadrupedia. Stringi bene il cerchio, non solo per effetto della posizione, ma anche perché dalle scapole continui a strizzare il cerchietto. Stendo, mettimi a posto la schiena, lunghezza, catena della bicicletta, che tira i due estremi della colonna in direzione opposta, stendo una gamba, stendo l'altra e stringo il cerchio forte, addome scavato, glutei. Uno,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Metti a posto un attimino la schiena, stringi bene forte il cerchietto, un piede, strizza i glutei, gambe, talloni alti, addome scavato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, giù, molto bene. Voilà, muah. Grazie cerchietto. Ci alziamo in piedi, piano piano, fai attenzione per la pressione. Diamo un leggero attimo di ascolto. Ma come ci sentiamo? Senti un po' friggere le braccia, un pochino di più le gambe, con il cerchietto, come ti ho detto, da una parte è molto didattico per rinforzare la nostra powerhouse, dall'altro più abbiamo powerhouse e consapevolezza dell'utilizzo, più andiamo a stringere il cerchietto, risultato aumenta un po' l'intensità di contrazione muscolare. Detto questo, concludiamo insieme, un bicchiere d'acqua e voilà, buona giornata. Molto bene, ti ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!